tempo anche ringraziare il Signore. Alleluia, gloria a Gesù. Capitolo 7, Vangelo di Matteo, dal versetto 24, testualmente leggiamo: Perciò chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica sarà paragonato a un uomo avveduto che ha costruito la sua casa sopra la roccia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno investito quella casa, ma essa non è caduta perché era fondata sulla roccia. E chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica sarà paragonato a un uomo stolto che ha costruito la sua casa sulla sabbia. La pioggia è caduta, sono venuti i torrenti, i venti hanno soffiato e hanno fatto impeto contro quella casa, ed essa è caduta e la sua rovina è stata grande. Quando Gesù ebbe finito questi discorsi, la folla si stupiva del suo insegnamento, perché egli insegnava loro come uno che ha autorità e non come i loro scribi. Signore, ti benediciamo, ti ringraziamo e ti lodiamo ancora in questa mattina per la tua parola e per come, Signore, tu ancora in quest'oggi hai preparato la parola giusta al momento giusto. Una parola che ci edificherà, una parola che ci incoraggerà, una parola che ci equipaggerà. Signore, grazie, chiediamo unzione. Guida dello Spirito Santo su chi parla, ma come è stato già detto, anche su chi ascolta. Grazie Padre, dammi ispirazione nel nome di Gesù. Amen. Amen, alleluia, gloria a Gesù, accomodatevi pure. Ho voluto leggere tutto il passaggio, ma mi soffermerò a considerare il finale di questa parabola, di questo racconto fatto da Gesù, questo racconto dato da Gesù. Ora, dopo che Gesù ebbe finito di predicare e di insegnare, tutti rimarono stupiti. Gesù stupiva. Perché Gesù stupiva? E in che modo Gesù stupiva? La Bibbia dice, come abbiamo letto, perché Gesù, dopo che ebbe concluso questo insegnamento, tutti rimasero stupiti perché egli insegnava loro come uno che non parlava con autorità, ma come uno che ha autorità. Questa mattina voglio parlare di autorità spirituale. Ieri la mia giornata è iniziata alle ore 7 del mattino e si è conclusa ieri sera verso le 11 qua insieme con i giovani. Al mattino sono stato in carcere. Non perché ho combinato qualcosa. Voi sapete che saltuariamente, una volta al mese, adesso chiederò almeno una volta ogni 2 mesi perché comincia a essere un po' pesantino, perché ci sono altri impegni, ci rechiamo insieme con altri pastori per portare la parola ai fratelli che si sono convertiti all'interno della struttura dell'istituto penitenziario di Opera. Ieri è stata una giornata un po' particolare. Perché? Perché sin da subito abbiamo trovato delle resistenze. Dopo anni che mi reco o ci rechiamo in questa struttura o nelle strutture qui all'interno della Lombardia e nella nostra provincia di Milano, non ho mai avuto problemi per entrare perché sono autorizzato dal Ministero di Grazia e Giustizia, Dipartimento proprio a direzione di Roma, quindi il mio nominativo non è scritto sul libro degli indagati, ma è scritto nel libro della vita, prima di tutto, grazie a Dio, ma poi anche tra coloro i ministri di culto che possono entrare per dare assistenza spirituale. Quindi noi entriamo per dare assistenza spirituale, ma soprattutto entriamo per condividere la parola di Dio. Stavo dicendo che ieri è stata una giornata un po' particolare, perché quando siamo entrati o abbiamo tentato di entrare, sembrava quasi che il nostro nominativo non esistesse. Dico, ma come? Sono venuto 15 giorni fa,
sono entrato senza problemi. No, qua il vostro nominativo non risulta. Eravamo in due, io e il pastore Emanuele Campo. Abbiamo detto, vabbè, ok, dice, accomodatevi lì e vi faremo sapere. Tanto il tempo passava, dovevamo visitare già il primo gruppo della Semi Libertà, poi alle 10 loro dovevano uscire, quindi eravamo tirati con i tempi, ma... noi eravamo lì in attesa di ricevere il nostro pass, il nostro badge che ci permette di girare liberamente all'interno della struttura. Dopo un quarto d'ora o 20 minuti viene una guardia e ci dice: purtroppo vi confermiamo che il vostro nominativo non è tra gli autorizzati, pertanto non potete entrare. Dico: ma come? Con loro non si discute. E così punto e basta. Allora io e il pastore Emanuele Campo abbiamo detto, vabbè, già avvertivamo qualcosa che non funzionava nell'aria. Ci rechiamo verso il parcheggio, stiamo per andare in macchina, a un certo punto ci sentiamo chiamare. Intanto abbiamo pregato, ho detto, ma Emanuele, qua c'è qualcosa oggi, c'è una resistenza spirituale che nel nome di Gesù vogliamo allontanare. Però è così e non possiamo fare altrimenti. E lì già avevamo capito che era una giornata di combattimento spirituale. Già in quelle strutture si vive in queste situazioni. Ci rechiamo verso il parcheggio, stavamo per salire in macchina, ci sentiamo chiamare ministri di culto. E dico, ma chiamano a noi? Sì, dice, tutto a posto, in questo momento hanno aggiornato gli elenchi. Mamma mia, proprio in quel momento, no? Hanno aggiornato l'elenco ed è chissà come mai sono venuti fuori i nostri nominativi. Va bene, ci danno il pass, entriamo all'interno delle strutture e lì abbiamo iniziato praticamente a girare per i reparti. All'interno dei reparti abbiamo trovato una situazione veramente ieri particolare, una resistenza particolare indescrivibile. Abbiamo compreso e capito che c'era una resistenza spirituale attraverso le guardie. Lei chi è? Sono un ministro di culto, abbiamo tanto di cartello. Dice, mi dica, secondo lei sono venuto qua per fare la passeggiata? Non lo so, voglio dire, dico, no, questo è l'elenco dei detenuti, vorremmo come sempre avere i nostri spazi per poter condividere la parola. Va bene, ok. I fratelli che sono scesi agitati, parlavamo, predicavamo, loro parlavano, tutte le cose. E allora ad un certo punto abbiamo capito, io e il pastore Emanuele Campo, dovevamo dividerci, non l'abbiamo fatto, perché abbiamo capito che c'era una resistenza spirituale e questa resistenza spirituale si poteva solamente fare resistenza o in qualche maniera affrontare solamente con le nostre armi spirituali e prendendo autorità. Quindi non ci siamo divisi, uno predicava e l'altro pregava, facevamo combattimento spirituale. Quindi abbiamo preso autorità verso una situazione che apparentemente si presentava negativa, c'erano delle resistenze contrarie verso di noi e verso la situazione. Poi abbiamo visto che c'erano certe resistenze perché lì quando poi abbiamo predicato la parola di Dio è andata ad effetto. È andata ad effetto, abbiamo sentito delle testimonianze come sempre, là dentro all'interno della struttura non eravamo in forma, eravamo anche un pochino stanchi, ma il Signore è stato fedele. Amen. Abbiamo preso autorità. Prendere autorità che cosa vuol dire? Prendere posizioni. Ferdi prima l'ha detto, preso posizione. Gloria a Dio, confermato la predicazione della parola. Ah, ero attento. Stamattina... lo dico sempre, mentre io mi cambio, mi collego al programma televisivo, c'è un pastore che speriamo di averlo, è già stato da noi, che viene dalla Chiesa italiana in Canada, si chiama Marrocco, Elio Marrocco, e io tante volte accendo questo canale e dico, ma Signore conferma la tua parola, di che cosa stavo parlando secondo voi? Di autorità. Gloria a Dio, gli ho detto a mia moglie, sta confermando la parola, la predicazione della parola di Dio, e grazie a Dio, autorità. Qui abbiamo letto che Gesù insegnava non, e parlava non come uno che, ma come uno che aveva, che ha autorità. Si è parlato di povertà spirituale e tante volte la Chiesa vive o viviamo come se fossimo poveri spiritualmente perché non abbiamo e non mettiamo in funzione, non esercitiamo le armi spirituali che il Signore ci ha dato. Nelle beatitudini Gesù parlava di una povertà spirituale e in quel contesto Gesù stava dicendo beati coloro che sono poveri in spirito.
Cosa vuol dire essere poveri in spirito? Vuol dire saper dipendere da Dio. E coloro, e sono coloro che dipendono dal Signore. Coloro che hanno quella sensibilità tale da poter capire e comprendere che ad un certo punto bisogna prendere posizione, dipendere dal Signore, ma noi siamo chiamati a prendere posizione. Gesù, parlando con Pietro nell'Evangelo di Matteo, se non ricordo male, sì, al capitolo 16, versetto 19, ad un certo punto dice, nel contesto dove lì Gesù dichiara che lui ha edificato la chiesa e nemmeno le porte dell'Hades la potranno vincere, dice: io vi consegno le chiavi del regno, le chiavi segnale di autorità. Grazie a Dio perché la chiesa è stata ben equipaggiata. E a volte noi non viviamo l'equipaggiamento, la chiesa non vive l'equipaggiamento che il Signore Gesù gli ha dato alla Chiesa. A volte viviamo le nostre sconfitte, viviamo le situazioni in maniera come se dovessimo sempre perdere le battaglie o le nostre situazioni, ma il Signore ha reso forte la Chiesa, e in che modo? Dandogli autorità. Impariamo ad esercitare autorità. Ora, nel contesto, dall'originale del greco di Matteo, dove abbiamo letto il passaggio che il Signore Gesù insegnava come uno che ha autorità, il significato dal testo originale greco, in questo contesto, autorità sta a significare come uno che ha padronanza, come uno che ha potenza, come uno che ha libertà, come uno che ha controllo sulla situazione, ma che non è il controllo che noi possiamo avere in maniera pratica, perché tante volte noi tentiamo o cerchiamo di controllare le situazioni, ma non siamo in grado di controllare la situazione in maniera, dal punto di vista saggio nostro, pratico, ma è un controllo dal punto di vista spirituale. Ora, la Bibbia dice che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, Efesini 6, no? Ma contro le potestà, i principati, le potestà che stanno nelle sfere celesti. E quindi è là che noi combattiamo. E di conseguenza è là che noi dobbiamo esercitare autorità. Mi piace perché il versetto che noi abbiamo letto è che dice che Gesù parlò, non parlò con autorità, ma Gesù aveva autorità. E coloro che stavano ascoltando Gesù erano stupiti per l'autorità che Gesù aveva. Oggi la Chiesa ha bisogno di vivere nell'autorità. Gesù stupiva non perché c'erano effetti speciali. Oggi si vede in una situazione, io definisco che oggi, soprattutto nel nostro mondo pentecostale, c'è una parte della Chiesa che è alla ricerca di, che cosa ho definito, sapete che cosa? Effetti speciali. Come se dal cielo, pastore, devono scendere bombe a mano, trick e track, fulmini, come se deve succedere chissà che cosa. Avete mai visto, si legge da qualche parte che Gesù aveva fatto chissà che cosa? Gesù parlava alle folle liberamente, guariva, ma tranquillamente, senza fare chissà che cosa. A volte si pensa che chissà che cosa deve succedere, deve arrivare dal cielo, bombe a mano, tutti che si manifestano. Nella Bibbia si legge che quando praticamente Gesù insegnava e predicava, le folle andavano, le persone andavano e tutti magari parlarono, iniziarono a parlare in lingue, quindi parlare e pregare nella lingua dello Spirito. Tutti iniziarono a lodare il Signore, ma non c'erano manifestazioni strane. Stamattina il fratello che predicava, che ho condiviso, ci sono autorità che possono essere, come le ha definito, me lo sono scritto, autorità affidabili e situazioni che non sono neanche inaffidabili, che sono anche inaffidabili. Fratelli, quello che voglio dire alla Chiesa è che dobbiamo crescere nel discernimento. Lo ripeto, dobbiamo crescere nel discernimento. La Bibbia dice: provate gli spiriti. In che modo? Attraverso il discernimento che tutti noi dobbiamo esercitare. Non tutto quello che luccica è oro.
anche nello spirituale. E lo dico con tutta forza perché sono chiamato ad insegnare alla Chiesa e la Chiesa rispecchia la visione del pastore. Grazie. Amen. Non mi chiedete mai di fare cose strane in questa Chiesa perché non succederanno mai. Lo spirito dei profeti è sottoposto a chi? Ai profeti. Quindi che questo che cosa vuol dire? Che ci possiamo controllare. Siete d'accordo? Siete d'accordo? Che possiamo controllare le manifestazioni strane. E grazie a Dio perché il Signore ci ha dato discernimento. Io ringrazio il Signore perché mi ha chiamato al ministero e mi ha dato un certo discernimento, tanto quanto serve per capire lo spirito, tanto quanto serve per capire se uno è disturbato da qualche spiritello. Succede. Succede, eh? Ora, qual è la linea, la visione della Chiesa? Noi non crediamo che un credente può essere posseduto, perché se posseduto non è un credente. Cosa vuol dire essere posseduti? Completamente posseduti da qualcuno. O siamo posseduti dal Signore, o siamo posseduti da chi? Dal diavolo. E io penso che nel momento in cui abbiamo fatto un'esperienza, io sono posseduto da Gesù, se vogliamo usare il termine posseduto. Amen. Quindi abbiamo tanto il discernimento per capire se ci sono dei disturbi, delle influenze. Nella demonologia viene insegnato, e noi approviamo questo tipo di insegnamento, che un credente non può essere posseduto, ma magari disturbato qualche influenza. Semmai dovesse capitare ed è capitato, sappiamo trattare il prodotto. Grazie a Dio. Però non lo facciamo pubblicamente, perché in questa chiesa, cari fratelli e care sorelle, noi facciamo il culto al Signore Gesù. Noi eleviamo il culto al Signore Gesù e non ai demoni. I demoni pubblicamente, se si devono manifestare, li portiamo in un posto, in un punto, dove non facciamo il culto e non gli diamo la possibilità di fare spettacolo. Amen. Gesù, quando trattava le situazioni, le sapeva trattare. Non è che faceva. Una volta mi è capitato di andare in una chiesa dove c'era, tanti anni fa, dove c'era a suo tempo una manifestazione, un risveglio che veniva chiamato la Toronto Blessing, e mi sono trovato in quel contesto dove c'era di tutto e di più. Chi gritava, chi faceva il verso degli animali, chi faceva il coccodrillo, chi faceva... Eravamo io e altri pastori, ho detto, ma che sta succedendo qua, no? Una confusione, no? E c'era il pastore che per esercitare autorità gridava più di loro, non si capiva niente. Perché? Perché non poteva parlare, perché gridavano tutti. C'era una tale confusione che non si riusciva a capire, a comprendere assolutamente niente. E quindi il pastore, per parlare, nonostante il microfono, faceva dei segnali, alzami, e non poteva parlare. C'era una grande... Vi immaginate Gesù in questo contesto? Gesù parlava a centinaia e migliaia di persone, ma lui proprio si muoveva con autorità. Era un signore di nome e di fatto. Un signore di nome e di fatto. Però esercitava autorità e parlava anche con autorità, stupiva, ma con altro tipo di effetti speciali. Quindi, fratelli e sorelle, non siamo alla ricerca di effetti speciali noi vogliamo gli effetti speciali, se effetti speciali li vogliamo chiamare, sono che cosa? I segni che accompagnano che cosa? La predicazione della parola di Dio. L'effetto speciale più grande che cos'è? La predicazione della parola di Dio. E poi ci saranno i segni, ci saranno guarigioni, il Signore ha promesso di portare liberazione, di portare, ma non vogliamo avere manifestazioni che non servono. E mi ricordo un paio d'anni fa o tre anni fa, quando abbiamo iniziato a collaborare con un certo movimento che non voglio fare il nome, ad un certo punto mi hanno convocato e mi hanno messo una lampada e mi hanno fatto l'interrogatorio. Ci avete presente, no? Una lampada, dice, ma a voi succede questo? Ma voi che... E tra tutte le cose che mi hanno chiesto è se per caso da noi succede il vomito collettivo. Il vomito collettivo, non l'avevo ancora sentito. È chiaro che se per caso dovesse capitare a uno, succede a tutti quanti, perché è distinto. Dico, ma che è il vomito collettivo? Che tutti iniziano a vomitare, manifestazioni. Ora noi crediamo nelle manifestazioni, può succedere, ci può essere questa manifestazione, però collettivamente
fratello Alessandro Frittoli, qua se dovesse capitare diventerebbe una situazione veramente difficile da gestire al momento e anche dopo. Mi è capitato una volta di andare in una chiesa dove giravano pacchi di Scotex e non si capiva più niente, eravamo io e il pastore Geffisi e lui, poverino, faceva le fotografie, non sapevo, non so cosa faceva. Dice, ma dove siamo capitati? Fratelli, tutto quello che viene dallo Spirito non dà disturbo. Questo è discernimento. Quello che viene, che non viene dallo Spirito disturba. Noi non predichiamo, l'ho già detto, e non crediamo nella caduta, perché la caduta non benedice. Non è che possiamo misurare l'unzione se cado o non cado. Però se è da parte dello Spirito Santo, dovesse cadere, mi sbatte contro il muro, non lo so che cosa, ma deve essere lo Spirito Santo però, non fratello, una sorella o qualcuno, deve essere lo Spirito Santo e non l'emotività, sono pronto a tutto quello che lo Spirito Santo vuole a fare. Io non sono mai caduto e non so mai se cadrò. Magari non fisicamente, sono caduto in altre cose, però grazie a Dio il Signore mi ha rialzato. Amen. Perché se uno cade e c'è la caduta, qualcosa poi ci deve essere un frutto. Perché se uno cade e si rialza nella stessa maniera in cui è caduto, ma voi mi volete spiegare a che cosa è servita la caduta? O a che cosa serve sta caduta? Se uno cade e poi si rialza, come magari peggio, voglio dire, ma che serve? Poi non niente che va oltre quella che è la scrittura. Non era un programma che io dicessi questo, però l'ho detto. Gesù aveva autorità. Questo è quello che io voglio mettere enfasi questa mattina. E Gesù esercitava autorità. E la esercitava non solo nell'insegnamento, ma anche nell'atto pratico. La scrittura dice che nel Vangelo di Marco aveva pure liberato degli indemoniati dicendo sta zitto, aveva autorità sulla natura, aveva autorità su tutte le situazioni, con la parola, con una sola parola di Gesù, detta con autorità, pure gli eventi, pure le onde, pure i venti si sottomettevano all'autorità di Cristo Gesù. E questa autorità Gesù ce l'ha ancora e questa autorità Gesù l'ha delegata alla Chiesa. Noi dimentichiamo spesso, purtroppo, dico purtroppo, che noi abbiamo autorità e non esercitiamo sempre questa autorità che il Signore ci ha dato. Il discernimento sta nel capire e comprendere quando noi stiamo vivendo un momento difficile dal punto di vista spirituale e il discernimento sta nel capire quando o quando non farlo. Quando farlo bisogna prendere autorità, prendere posizione. Cosa vuol dire prendere autorità? Ce l'ha detto Fernando, prendere posizione, avere il potere, prendere una precisa posizione di fronte agli eventi che si presentano davanti a noi, di qualsiasi natura, perché ci sono situazioni anche nel naturale che dietro hanno comunque un qualcosa di spirituale, un effetto spirituale. Anche le prove, anche gli attacchi, anche tutto quello che ci succede, qui bisogna esercitare e avere quel discernimento necessario che ci fa capire quando stiamo vivendo una situazione difficile, una prova, una tentazione, qualcosa che c'ha di spirituale e di conseguenza io, noi, la Chiesa deve prendere autorità. Sta nel discernimento però. Perché dobbiamo imparare anche a non spiritualizzare sempre tutto. Se ho la febbre è perché mi ammalo pure io, a meno che la suocera di Pietro si è ammalata di febbre e il Signore Gesù anche lì poi ha preso autorità sgridando quella febbre e ha autorità. Ci sono delle cose che succedono e ci succedono anche a noi. Fratelli, Gesù ha detto nel mondo voi avrete molte tribolazioni, ma fatevi animo, perché io ho vinto, quindi noi non siamo esenti. Paolo diceva che il nostro corpo esteriore si va disfacendo, quindi noi ci esponiamo alle malattie, siamo esposti alla, il nostro corpo è esposto, il nostro, le nostre, siamo esposti alle situazioni, siamo esposti e quindi ci sono delle situazioni che succedono nel naturale,
Però grazie a Dio, perché anche lì possiamo prendere posizione verso che cosa? Lo scoraggiamento, verso la paura, verso il timore, verso tutte quelle situazioni che in qualche modo ci potrebbero allontanare o spegnere la fede che c'è dentro di noi. Nello studio di venerdì, di giovedì, tenuto nella cellula, mi pare il capitolo numero 10, ad un certo punto parla di fede e autorità. L'uomo di fede è un uomo che esercita autorità. Sono due cose che vanno di pari passo. Quindi voglio dire che Gesù aveva autorità, e questa autorità che Gesù aveva l'ha delegata alla Chiesa. E ho voluto citare qualche versetto che voglio giusto esaminare con voi brevemente. Dio sta facendo sorgere un popolo santo che possiede autorità spirituale. Di alla persona che sta vicino a te, se è convertita, noi tu hai autorità spirituale. Se è convertita, se ha fatto l'esperienza della nuova nascita, poi lo vedremo. Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa, tu diventi chiesa, sei tra i chiamati fuori, se hai fatto un'esperienza personale con Gesù, riconoscendolo come il tuo Salvatore, riconoscendolo come il tuo Signore. Solo da quel momento tu hai autorità e puoi esercitare quell'autorità nel nome di Gesù. C'è autorità nel nome di Gesù. Attenzione, il nome di Gesù non è la parolina magica. Tante volte abracadabra, non è così funziona. Nel nome di Gesù, quando noi lo menzioniamo e lo citiamo, consapevoli del nome di Gesù, consapevoli che nel nome di Gesù c'è potenza. Il nome di Gesù è un uomo pieno di potenza. Solo alla menzione, quando noi menzioniamo il nome di Gesù, il diavolo trema. Perché è proprio Gesù che lo ha sconfitto sulla croce più di 2016 anni fa. Ed è stato sconfitto nel nome di Gesù. Gesù, convocato i dodici, Luca 9 versetto 1 dice, diede loro che cosa? Autorità su tutti i demoni e il potere di guarire le malattie. Gloria a Gesù. Abbiamo dichiarato quest'anno anche l'anno dei miracoli. Gesù è l'autore e il compitore di ogni cosa. Ma la Bibbia dice che noi abbiamo autorità sopra tutti i demoni. Ho parlato prima di spiritelli che possono disturbare. Noi abbiamo autorità sopra tutti i demoni, soprattutto l'inferno, sopra il diavolo. Ieri alla riunione dei giovani si ricordava e mi ricordava qualcuno che è bello ricordare che il diavolo conosce il numero delle nostre scarpe. Calpestare, gli facciamo conoscere le nostre solette. Gesù, convocato i dodici, diede loro autorità, e quell'autorità che diede ai dodici è stata data ancora oggi alla Chiesa. Noi abbiamo autorità, la Chiesa ha un'autorità delegata da Gesù sopra ogni demone, ogni disturbo, ogni influenza. Chi ce l'ha questa autorità? Ce l'ho io e ce l'hai tu. Tante volte, quando siamo disturbati, ci sono queste influenze, si va a cercare il pastore, l'uomo che arriva dall'estero, non ne posso più, con tutto il rispetto che ho dai fratelli dall'estero, ma sembra che c'è un altro Dio là, permettetemi, sembra che è uno spirito, quello che fanno loro non lo facciamo noi, ma perché? Ma chi l'ha detto? Ma dove è scritto? Lo stesso Dio, ce l'abbiamo qui a stesso San Giovanni, ce l'ho io e ce l'hai pure tu. E non dobbiamo andare a cercare nessuno. Perché la Bibbia dice: ogni lingua che si eleverà contro di te, non il pastore, non il diacono, non chi viene dall'Argentina, non chi viene scusatemi, da tutte le parti, non ne posso più. Ma non me lo venite a dire più, per piacere. Vado, perché non me lo venite a... Parlo dallo stomaco adesso. Parlo dallo stomaco, non ne posso più. Ho un plurito d'udire, un rigetto, va bene? Adesso prendo autorità, autorità spirituale. Ogni lingua che si eleverà contro di te, la Bibbia dice, tu la condannerai. Tu hai autorità. Io ho autorità. Tu hai autorità sopra la tua mente. Tu hai autorità sopra tutto il potere dell'inferno. Tu puoi prendere autorità. Noi abbiamo autorità di andare contro e di resistere a ogni potenza infernale. Amen.
noi abbiamo autorità per andare contro il demonio, il diavolo compreso, tutti quelli che ci vengono contro. Noi abbiamo autorità, la Chiesa ha autorità. Sorgente di vita, tu hai autorità. Esercita, esercitiamo l'autorità che il Signore Gesù ci ha dato. Non andare a cercare a destra e a manca, ma noi abbiamo autorità. Abbiamo autorità, quell'autorità che Gesù ci ha delegato. E Gesù non è uno che fa le differenze, l'ha data a tutti, anche a te. Quando ti trovi solo e non c'è il pastore, quando ti trovi solo e non c'è l'anziano, quando ti trovi solo e non c'è la sorella, quando ti trovi solo e non hai credito sul cellulare, quando ti trovi solo nel deserto, quando ti trovi solo, cosa fai? Non c'è nessuno e subisci? Esercita autorità. Quando sei solo, esercita autorità. Devi esercitare autorità. Tu puoi girare tutti i medici di questo mondo, tu puoi fare, ma tu e solamente tu sei la soluzione al tuo problema, al tuo problema spirituale che non ti puoi portare avanti da tanti anni. Bisogna imparare a prendere posizione. Gloria a Dio. Imparare a prendere posizione. Imparare a prendere posizione verso le situazioni. Quante situazioni ci sono state, abbiamo vissuto di paura, di situazioni di difficoltà, paure. Ma il Signore ad un certo punto mi ha dato autorità e ho potuto esercitare autorità. Ecco, io vi do, Luca 10:19, vi ho dato il potere, io vi ho dato il potere. È bello che Gesù dice, guarda che te l'ho già dato l'autorità. Questo che cosa vuol dire? Ce l'hai. Ce l'abbiamo l'autorità, il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni. I serpenti, vipere, scorpioni. E su tutta la potenza del nemico. Autorità, la Chiesa ha autorità su tutta, non solo una parte, su tutta la potenza del nemico. Il diavolo sarà terribilmente arrabbiato in questo momento. Come l'altro giorno, se mi potesse togliere il microfono, lo tengo stretto. Il diavolo ci ha dato l'autorità su tu, il diavolo, il Signore. Vedete quello che fa il diavolo? Mi fa dire quello che non devo dire. Questo è il diavolo. Il Signore Gesù ci ha dato autorità soprattutto la potenza del nemico. Tutta la potenza del nemico e nulla ci potrà fare del male. Luca 10:19, trovatelo e sottolineatelo, per piacere. Noi abbiamo potenza, autorità su tutta la potenza del nemico, dice la scrittura, la parola di Dio è potente, amen. E la Bibbia dice che nulla ci potrà fare del male. Chi? Il nemico. Perché il nemico che cosa ci vuole fare? Del bene? Ma dove? Ma dove l'abbiamo visto? In quale film? Che il diavolo ci vuole bene. Quando il diavolo ti accarezza la coda, qualcuno diceva, guarda che vuole l'anima. Quando il diavolo viene e ti accarezza e ti fa vedere, guarda che il diavolo i saldi non li fa, gli sconti non le fa, non fa sconti a nessuno, non c'è il periodo dei saldi del diavolo. Quando lui viene e ti chiede l'anima e ti chiede non solo, con tutti gli interessi, è terribile, ma lui non ci può fare niente di male. Imparate, impariamo ad esercitare autorità. Mentre pensavo a questo messaggio, che l'ho meditato per tutta la settimana dentro, dicevo, Signore, sì, la Chiesa deve, tu l'hai equipaggiata, ci hai dato autorità e noi dobbiamo vivere questa autorità, dobbiamo esercitare questa autorità che ci è stata data. Matteo 10:1 ancora dice, poi chiamate a sé sempre i suoi dodici, i suoi, noi chi siamo? I suoi. Diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi, grazie a Dio, perché non, anche noi abbiamo il potere di scacciare gli spiriti immondi nel nome potente di Gesù, di schiacciare gli spiriti immondi, le influenze, i disturbi. E non solo, e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità. Gesù l'ha detto, Marco, nel Vangelo di Marco,
imporrete. Questi sono i segni che accompagneranno chi? Coloro che avranno creduto. Noi prendiamo autorità quando la nostra autorità è supportata dalla parola di Dio. Questi sono i segni che accompagneranno chi? Coloro che avranno creduto, fra i quali cosa c'è? Imporranno le mani sugli ammalati ed essi devono guarire. I malati devono guarire. Noi vogliamo vedere le guarigioni spirituali e pure fisiche. Questi sono effetti speciali. Nella semplicità. Mandò la sua parola e li guarì come segno che accompagna o segni che accompagnano la predicazione della parola di Dio. Quando? Ora. Questo è il tempo della raccolta, è il tempo che noi dobbiamo raccogliere pure le guarigioni e i miracoli. Alleluia, gloria a Dio. Io ti darò le chiavi del regno, disse Pietro. E tutto ciò che regherai in terra sarà legato in cielo. E tutto ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei cieli. Abbiamo autorità, abbiamo le chiavi per legare e per sciogliere. Legare che cosa vuol dire? Quando si proibisce di fare qualcosa a qualcuno. E noi abbiamo l'autorità di legare chi? L'uomo forte. Noi abbiamo l'autorità di proibire al diavolo di fare quello che lui vuole sopra la nostra vita. Fratelli, discernimento spirituale, nel discernimento si deve crescere. Si cresce nel discernimento, non è una cosa che avviene tutto in una volta, ma si cresce anche attraverso le esperienze. Tu cresci spiritualmente e cresci pure nel discernimento spirituale per capire e per comprendere quello che ti sta succedendo e quello che c'è dietro quello che ti sta succedendo. Dietro tante volte quello che ci succede nel naturale c'è sempre qualcosa di spirituale. Noi viviamo in un mondo pure spirituale. Viviamo in un mondo spirituale. Ed è là che noi ci viviamo i nostri combattimenti, ed è là che noi dobbiamo imparare a prendere autorità. Tante volte io ricevo telefonate, pastore prega, lo faccio volentieri, però non serve a niente se io prego e tu non ci credi. Non serve a niente se qualcuno prega per te e tu non ci credi. Non serve a niente se qualcuno fa qualcosa per te e tu non ci credi, perché prima di tutto sei tu, sono io che dobbiamo pregare e dobbiamo credere nell'autorità che il Signore ci ha dato. Autorità spirituale, prendere posizione su determinate situazioni. Si legge nel libro di Zaccaria, ad un certo punto, di una visione, Zaccaria al capitolo 4, mi è venuta prima in mente mentre stavamo avendo la lode, al capitolo 3, di una visione che Zaccaria ha e dice: mi fece vedere il sommo sacerdote Giosuè, al versetto 1, che stava davanti all'angelo del Signore e Satana che stava alla sua destra per accusarlo. E il Signore gli disse a Satana, ti sgridi il Signore. Il diavolo viene per accusarci, il diavolo viene, è l'accusatore dei fratelli, il diavolo viene per accusarti, il diavolo viene per portare scoraggiamento, il diavolo viene per spegnere la tua fede e ti accusa, prima ti fa cadere e poi ti accusa, prima ti crea determinate situazioni e poi cosa fa? Ti fa sentire in colpa, ma noi abbiamo autorità per dire che cosa? Ti sgridi il Signore. Noi possiamo sgridare il diavolo come? Nel nome di Gesù. Vade retro Satana! Possiamo allontanare Satana nel nome di Gesù e il diavolo fuggirà. La Bibbia dice resistete al diavolo, e quando tu resisti al diavolo vuol dire che stai prendendo posizione. Il resistere al diavolo vuol dire prendere una ferma e decisa posizione. Da qui io non mi sposto. Sei tu che te ne devi andare. E la Bibbia dice che quando tu prendi questa posizione, il diavolo non è che se ne va, fuggirà, fugge, scappa. E il diavolo fuggirà da voi. Il diavolo deve fuggire, se ne deve andare, perché colui che noi è più forte di colui che è nel mondo. Gloria a Gesù. Ci sono dei disturbi.
L'Apostolo Paolo, un altro episodio che voglio citare, nel libro di Matteo, scusate, degli Atti, al capitolo 16, leggiamo di un episodio, 16 degli Atti degli Apostoli, al capitolo 16, che mentre andavamo al luogo, dice l'Apostolo Paolo, di preghiera, stavano andando a pregare, incontrammo una serva posseduta da uno spirito di divinazione. Conoscere anche gli spiriti, il discernimento, ce ne sono diversi. C'è lo spirito di divinazione, c'è lo spirito dell'errore. Ci sono spiriti e noi li conosciamo e li possiamo conoscere grazie al discernimento che il Signore ci ha dato. Uno spirito è facendo l'indovina. Quindi dobbiamo capire, avere il discernimento. Non tutto quello che le nostre orecchie sentono corrisponde alla realtà o alla verità. Ed essa procurava molto guadagno ai suoi padroni. Costei, dice l'Apostolo Paolo, messasi a seguire Paolo e noi gridava: questi uomini sono servi del Dio Altissimo, vi annunciano la via della salvezza. Era una cosa che apparentemente sembrava, ma in qualche maniera stava portando comunque del disturbo. Mi collego a quello che stavo dicendo prima. Non tutto quello che luccica è oro. Dobbiamo avere discernimento anche nel mondo evangelico. Fratelli, io sono il pastore e vi devo insegnare queste cose, io ve le devo dire. Le devo dire perché non possiamo spaziare a 300 gradi. Perché? A 360 gradi. Perché? Perché c'è confusione e Dio non si muove nella confusione. Dio è un Dio di ordine. Lo Spirito Santo è uno spirito che si muove nell'ordine, non nella confusione. Quindi stiamo attenti, badate, state attenti, diceva Gesù, a quello che ascoltate e a come ascoltate. Di non bere tutto quello che ci viene dato, perché noi dobbiamo imparare a discernere. Paolo, parlando ai Tessalonicesi a proposito della profezia, diceva: non disprezzate la profezia, però esaminate ogni cosa. E ritenete che cosa? Il buono, quello che vi edifica. Noi siamo chiamati, questo è discernimento. E ad un certo punto l'Apostolo Paolo comprende lo spirito di questa donna e ad un certo punto così fece per molti. Ma Paolo, infastidito, creava fastidi. C'era questo spirito che creava fastidio all'Apostolo Paolo. Ad un certo punto cosa fa? L'Apostolo Paolo prende posizione, autorità spirituale. Si voltò e disse allo spirito: io ti ordino. Questa è autorità. L'Apostolo Paolo comprende l'autorità, comprende il disturbo. Grazie al discernimento dello spirito, comprende che era uno spirito di indovino che apparentemente stava dicendo delle cose che potevano corrispondere alla loro posizione, ma comunque era un disturbo per lui, era infastidito. E ad un certo punto l'Apostolo Paolo cosa fa? Prende autorità e ordina: io ti ordino, chiaramente nel nome di Gesù Cristo, che tu esca da costei. Ed egli uscì istantaneamente. Prendere autorità nel nome di Gesù e ordinare agli spiriti di lasciare immediatamente la vita delle persone. Noi abbiamo autorità, la Chiesa ha autorità, tu hai autorità su te stesso. Noi non possiamo dare o esercitare autorità verso gli altri se non abbiamo autorità sopra noi stessi. Perché è una contraddizione. Andare a pregare per gli altri quando poi non preghiamo per noi stessi. Andare a esercitare autorità per gli altri quando non siamo capaci e non abbiamo autorità sopra noi stessi. Prima dobbiamo imparare ad esercitare autorità, a vivere una vita sottomessa al Signore o all'autorità del Signore, e poi possiamo andare a liberare gli altri. È necessario perché, sapete, è pericoloso, perché se noi abbiamo delle aree libere, quando andiamo a pregare per gli altri, chi esce da una parte potrebbe entrare dall'altra. Quindi bisogna stare attenti. La Bibbia dice di essere anche prudenti. Non tutti possono fare se non sono nella condizione di. Però è necessario, soprattutto, prima di tutto, cominciare a esercitare autorità sopra se stessi.
autorità spirituale. Si racconta che uno degli ufficiali di Wellington, quando gli venne comandato di compiere un servizio pericoloso, sembrò quasi esitare. Poi non si ritrasse dal rischioso incarico, ma disse al duca: «Prima che io vada, fatemi stringere per un attimo la mano, la vostra mano che conquista tutto, ed allora lo potrò adempiere. Non c'è servizio troppo pericoloso, nessuna fatica troppo grande, nessun compito che richieda troppa responsabilità, se quando iniziamo abbiamo la stretta dalla mano di Cristo Gesù e le sue parole di incoraggiamento». È importante avere il Signore dalla propria parte. Non c'è servizio difficile, non c'è compito difficile, non c'è compito rischioso, non c'è nessuna cosa che può resistere se noi abbiamo Gesù dalla nostra parte. E quando abbiamo Gesù dalla nostra parte non ci deve preoccupare di nulla. Dobbiamo prendere posizione. Io ho il Signore dalla mia parte e non mi deve preoccupare assolutamente nulla. Sulla paura, prendere autorità, e concludo, spirituale sulla paura. Chi non ha mai avuto paura di qualcosa? Se dovessi, con questa domanda, penso che tutti quanti noi in qualche modo abbiamo temuto per qualcosa o per qualcuno, o abbiamo avuto paura. La paura è terribile. La paura è una paralisi, perché la paura ti paralizza. Se tu hai paura non puoi fare né un passo avanti e neanche uno indietro, sei fermo, ti blocchi, perché la paura ti paralizza. Quando hai paura di qualcosa ti blocchi. Non c'è peggior cosa di avere paura o di vivere nella paura o nel timore. Diceva sempre Ferdi che tante volte quando noi, quello che temiamo, quello ci accade. È biblico. Quello che tu temi, le paure che tu hai, se tu hai paura che succede qualcosa, può succedere che quella determina cosa ti può succedere, può accadere. Quello che temi ti accade, lo diceva Giobbe. Noi non dobbiamo avere paura e dobbiamo prendere posizione e autorità spirituale sopra la paura. Davide diceva nel Salmo 23, quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, questa è presa di posizione, io non temerò alcun male. Autorità spirituale sopra la paura. Salmo 27, anche se un esercito intero si dovesse accampare o venire contro di me, neanche allora io ho paura, perché so che il Signore è con me. Autorità spirituale. Sopra che cosa? Sopra ogni forma di paura. Non mi spaventa nulla, perché? Perché io prendo posizione anche sopra la paura. Quando arrivano le montagne da scalare, quando ci sono i problemi che dobbiamo affrontare, quando ci troviamo in determinate situazioni da superare e non sappiamo, dobbiamo imparare, e non riusciamo a dormire la notte, dobbiamo imparare ad esercitare autorità spirituale. Chiesa, ricordiamoci che noi abbiamo autorità. Io vi ho dato autorità, dice Gesù. Tu hai autorità e noi dobbiamo esercitare autorità nel nome potente di Cristo Gesù. Quando arrivano i disturbi nella mente, di solito arrivano. Vi arrivano i combattimenti nella mente? A voi no, a me sì. Sapeste voi la mia mente come viaggia di notte e di giorno? Quante paure, quanti problemi, quante cose. È un combattimento unico, e il campo di battaglia del credente è proprio la mente. Perché mente? La mente mente. La mente tante volte mente, perché tutto quello che noi pensiamo non corrisponde sempre al vero, perché nella mente tante volte ci costruiamo castelli per aria, ci costruiamo cose che poi, palloni che si sgonfiano, pensiamo oltre, chissà quando, fra un mese, fra un anno, poi alla fine sotto sotto non è proprio niente. Perché è il diavolo che mette pensieri
butta dentro pensieri nella nostra mente, in questo calderone, nel nostro cervello, mettendo scoraggiamento, pensieri di turbamento, di tutto e di più, per farci venire meno nella fede e per toglierci quella pace e quella tranquillità. E io mi faccio togliere la pace e la tranquillità dal diavolo, non se ne parla proprio. Autorità spirituale. Autorità spirituale. Prendere una precisa posizione di fronte alla situazione, di fronte alle situazioni, e nel nome di Gesù sgridare i pensieri che non sono da parte di Dio. Tutto quello che ci disturba non è da parte di Dio, chiaro? Perché tutto quello che noi riceviamo e che non disturba è da parte di Dio. Ma se ci sono dei disturbi, pensieri che disturbano la nostra vita, Dio non disturba. Non è da parte di Dio, e quindi noi abbiamo autorità, e per mezzo dell'autorità noi li possiamo allontanare e scacciare i pensieri, ordinando, come l'apostolo Paolo ha ordinato a quello spirito di uscire, anche io e te, anche noi possiamo ordinare ai pensieri nel nome di Gesù di andarsene nel nome di Gesù. Ordina i pensieri, ordina la tua mente, ordiniamo al diavolo di andarsene nel nome di Gesù. Noi abbiamo autorità spirituale. Cristo ha edificato la Chiesa e l'ha resa forte, e questa forza che gli ha dato sta proprio nell'autorità che noi abbiamo, nel suo nome che lui ci ha dato, che ci ha delegato per allontanare e per vincere e per ottenere le nostre vittorie. Come otteniamo le nostre vittorie? Come otteniamo le vittorie? Prendendo posizione, prendendo autorità spirituale. Anche quando ti trovi lì al fronte a combattere, tu devi prendere posizione, io devo prendere posizione, noi dobbiamo prendere posizione e non combattere la battaglia già da sconfitti, ma dobbiamo combattere le nostre battaglie già con la vittoria in mano, quella vittoria che noi abbiamo nel nome di Gesù. Qual è il tuo bisogno? Cosa stai vivendo? Come stai vivendo? Cosa stiamo vivendo? Ci sono bisogni, necessità? Sei malato? Allora noi vogliamo vedere miracoli, noi vogliamo vedere la gloria di Dio, noi vogliamo vedere la gloria di Dio. Questi sono gli effetti speciali che io voglio vedere, la gloria di Dio. Io non chiedo effetti speciali, non sono alla ricerca delle bombe a mano, dei fulmini che devono arrivare dal cielo, sono alla ricerca della gloria di Dio. Io voglio vedere insieme con voi la gloria di Dio che si manifesta nel nostro mezzo, la Shekinah, quella gloria che riempiva il tabernacolo ed era così talmente forte che là dentro non si poteva stare, perché c'era forte la presenza del Signore. Questa è la gloria di Dio che noi dobbiamo ricercare. Io cerco il suo volto, e lo cantiamo, dobbiamo cercare il volto di Dio, dobbiamo cercare la presenza di Dio, dobbiamo cercare Dio al primo posto e tutte le altre cose ci saranno date. Non ci saranno rifiutate, ci saranno date, perché Dio ha promesso di dare, il suo amore è nel dare. Lui vuole dare vita ed è venuto per darci vita e vita in abbondanza. A chi? Alla Chiesa, a me e ad ognuno di noi. La qualità della vita. Gloria a Gesù. Gloria a Gesù. Cerchiamo la gloria di Dio. Prendiamo posizione. Non facciamoci sconvincere dalle situazioni, dai pensieri, ma impariamo a prendere posizione. È chiaro, se sei figlio di Dio, se hai fatto un'esperienza, allora tu puoi conoscere questa autorità. Se non hai fatto questa esperienza e non sei diventato un figlio di Dio, questa autorità te la scordi. Non ce l'hai, non la puoi conoscere mai. Questo è qualcosa che è stato delegato ai suoi, a coloro che lo hanno riconosciuto. Gesù dice: io e l'autorità che ho dato ai miei, ai suoi, ai discepoli, tu devi diventare suo. E puoi dire come Giobbe: io so che il mio Redentore vive, il tuo Redentore deve vivere, vive dentro di te. Quindi conosci Gesù personalmente e vedrai la gloria di Dio. Alziamoci in piedi. Gloria a Gesù. Alleluia. E mentre vengono qua, i ragazzi, ci prepariamo per un canto. Questa mattina vogliamo esercitare autorità collettiva. Autorità collettiva. Amen.
Amen. Esercitiamo autorità collettiva nel nome di Gesù. Prendiamo autorità. La Chiesa prende autorità in questa mattina. Contro ogni disturbo, ogni avversità, ogni situazione che ha la tendenza a disturbare, a portare influenze negative nella nostra vita, pensieri, paure, malattie, disturbi demoniaci, disturbi di qualsiasi genere. Questa mattina la Chiesa, in accordo alla parola di Dio e in accordo alle promesse del Signore, noi vogliamo prendere autorità nel nome potente di Cristo Gesù. Nel nome di Gesù c'è potenza. Nel nome di Gesù c'è potenza. Diamo un amen sostenuto, perché questo lo dobbiamo credere, che nel nome di Gesù c'è una grande potenza. Alleluia. È nel nome di Gesù che noi esercitiamo l'autorità, non nel nostro nome, perché noi non abbiamo la stessa potenza che c'è nel nome di Gesù. Solo nel nome di Gesù, solo in Gesù noi possiamo esercitare autorità sulla nostra vita e sulle situazioni che si presentano davanti a noi. Adoriamo il Signore, benediciamo il Signore mentre la musica suona. Prima di cantare un canto vorrei che insieme adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore, poi voglio rivolgere una preghiera esercitando autorità, perché vogliamo lasciare questo luogo liberi, la nostra mente libera, il nostro cuore libero, alleggerito da pesi, da situazioni, da circostanze, da situazioni che portano turbamento. Nel nome di Gesù adoriamo il Signore. Dio si muove nella lode e nell'adorazione. Dio si muove quando noi lo adoriamo. Non lo posso fare così giusto per farlo, ma dobbiamo prima creare quella giusta base. La giusta base è la parola di Dio, e poi c'è anche la lode, perché nella lode c'è potenza. Adoriamo il Signore. Adora il Signore lì dove ti trovi. Alza le tue mani verso il cielo. Benedici il Signore. Benediciamo il Signore. Ringraziamolo per questa autorità che Lui ci ha dato. Ringraziamolo per l'autorità che il Signore ci ha dato. Non è cosa da poco e non è da tutti. È un privilegio poter vivere sapendo che abbiamo autorità. Alleluia, gloria a Gesù. Adoriamo il Signore ancora di più. Insieme adoriamo il Signore Gesù. Facciamolo come un buon popolo pentecostale. Se serve, facciamolo pure nello spirito. Preghiamo per lo spirito. Adoriamo il Signore. Alziamo il livello della lode e dell'adorazione. Alziamo il livello della lode e dell'adorazione. Signore, adoriamo il Signore. Facciamolo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Credo che sappiamo fare di più, fratelli. Sento che dobbiamo dare di più. Dobbiamo raggiungere un livello di adorazione e di lode ancora più alto. Alleluia. Un livello di adorazione più alto. Poi succederanno miracoli. Poi succederanno miracoli. Alleluia. Adoriamo il Signore con forza. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Oh, alleluia, smuoviamo l'aria spirituale. Smuoviamo l'aria spirituale. Gloria a Gesù. Benediciamo il Signore. Benediciamo il Signore. Gloria a Gesù. Meraviglioso Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Sento che dobbiamo alzare ancora di più il livello della lode e dell'adorazione. Non è quell'adorazione che ancora noi sappiamo rivolgere, perché possiamo fare di più. Alleluia, alza le tue mani verso il cielo. Apri il tuo cuore nella presenza del Signore. Apri il tuo cuore, apriamo il nostro cuore. Padre, nel nome di Gesù,
chiediamo in questo momento un'effusione di Spirito Santo, un'effusione di Spirito Santo, una nuova Pentecoste, Signore Dio. Gloria a Gesù. Alleluia. Gloria a Gesù. Meraviglioso Signore. Oh, alleluia. Gloria a Gesù. Nel nome di Gesù. Padre, Signore, noi ti ringraziamo per l'autorità che tu hai dato alla Chiesa. Padre, noi ti ringraziamo per l'autorità che tu ci hai dato. Signore, grazie, perché tu hai dato autorità sopra ogni potenza demoniaca e che niente ci potrà fare del male. Quell'autorità che ci permette di sgridare il diavolo, di sgridare ogni potenza infernale, di sgridare ogni disturbo. Signore, in accordo alla tua parola predicata in questa mattina, Padre, io prendo e noi prendiamo autorità in questo momento. Gridiamo autorità, proclamiamo autorità in questo momento, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Autorità nel nome potente di Gesù. Chiesa, autorità nel nome potente di Gesù. Nel nome di Gesù, io prendo autorità in questo momento e sgrido ogni disturbo. Ogni disturbo che disturba la nostra vita, le nostre famiglie. Nel nome di Gesù, noi sgridiamo ogni iniziativa e ogni macchinazione del diavolo, del nemico, nel nome potente di Cristo Gesù, nel nome potente di Cristo Gesù, nel nome potente di Cristo Gesù. Noi sgridiamo il diavolo, allontaniamo le macchinazioni, distruggiamo le fortezze del nemico, nel nome di Gesù. Fortezze che prendono la mente, fortezze che tengono legate le persone, noi abbiamo autorità di legare e di sciogliere. Noi nel nome di Gesù sciogliamo ogni legame nel nome di Gesù in questo momento. Sciogliamo ogni legame nel nome di Gesù, presente nella vita, nel cuore, nelle menti delle persone, nel nome di Gesù, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, noi leghiamo, proibiamo al nemico, leghiamo l'uomo forte in questo momento, nel nome di Gesù. Diavolo, noi ti proibiamo, ti vietiamo di mettere le mani sopra le nostre famiglie, sopra la nostra vita, sopra la nostra chiesa, sopra il nostro lavoro, sopra le nostre attività. Ti è proibito, ti è proibito di rubare, ti è proibito di distruggere, ti è proibito di ammazzare, nel nome di Gesù. Non hai l'autorità, diavolo, non hai lo spazio. Noi sciogliamo e liberiamo nel nome di Gesù. Rilasciamo fede, rilasciamo libertà, rilasciamo pace, rilasciamo gioia, rilasciamo, rilasciamo nel nome di Gesù, rilasciamo la pace, rilasciamo la benedizione di Dio, rilasciamo la benedizione di Dio, rilasciamo la benedizione di Dio, rilasciamo la benedizione di Dio nel nome di Gesù, rilasciamo la benedizione di Dio nel nome di Gesù. Prendiamo autorità nel nome di Gesù. Rilasciamo nel nome di Gesù sopra ognuno di noi la sua benedizione, la benedizione di Dio, da ora e per sempre in eterno. Alleluia, da ora e per sempre in eterno, da ora e per sempre in eterno,
noi viviamo nella benedizione di Dio. Nessun'arma fabbricata contro di noi potrà prosperare, perché noi nel nome di Gesù la condanniamo. Siamo noi che distruggiamo le armi del nemico. Noi abbiamo le armi potenti per distruggere le armi del nemico. Abbiamo l'armatura. Alleluia. Abbiamo un intero arsenale pronto per combattere il nemico. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Vediamo in Lui la gloria. Vediamo in Lui la gloria. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore nella sua santità. Nella sua santità. Vediamo a Lui la gloria. Vediamo a Lui la gloria. Vediamo a Lui la gloria e a nessun altro. Vediamo a Lui la gloria. Adoriamo il Signore. Adoriamo il Signore nella sua santità. Vediamo a Lui la gloria, perché la voce del Signore è potente, è potente, perché la voce del Signore è potente, perché la voce del Signore fa tremare i nostri cuori. A Lui la gloria, noi diamo a Lui la gloria, perché la voce del Signore è potente, noi diamo la voce del Signore è potente, perché la voce del Signore fa tremare i nostri cuori. Noi diamo a Lui. Diamo a te la gloria, Signore Gesù, perché la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore, perché la voce del Signore è potente, è potente la voce del Signore, la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore fa tremare i nostri cuori. Noi diamo a Lui la gloria, perché la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore fa tremare i nostri cuori. Noi diamo a Lui la gloria ancora insieme, perché la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore è potente. Perché la voce del Signore fa tremare i nostri cuori. Noi diamo a Lui la gloria. Alleluia, diamo a te tutto l'onore, Signore Gesù. A te la gloria. E solo a te la gloria. Quella gloria che tu non vuoi condividere con nessuno,
e a nessun altro uomo. Solo a te, Signore Gesù, diamo tutto l'onore, tutta la gloria, nella Chiesa, nei secoli dei secoli, nei secoli dei secoli. A Gesù la gloria nei secoli dei secoli, nella Chiesa, da ora e per sempre in eterno. Amen. Il popolo di Dio dice Amen. E il popolo di Dio dice nuovamente Amen. E il popolo di Dio dice ancora Amen. Amen. Gloria a Gesù. Possiamo concludere con un canto. Alleluia, guerra! Abbiamo dichiarato guerra al nemico! Guerra al diavolo! Siamo usciti dall'Egitto, terra della schiavitù, con Dio avanti noi andiamo! Alleluia! Il Mar Rosso si è diviso, siamo passati, siamo qua con Dio, siamo pronti a dichiarare, noi dichiariamo guerra, 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 dichiariamo guerra, guerra. C'è una terra che ci aspetta, è la nostra eredità con Dio, ma chi ci fermerà? Si è diviso, siamo passati, siamo qua con Dio, vittoria noi abbiamo, noi dichiariamo guerra, 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 guerra. Il nemico lo sa già, siamo pronti a conquistare con Dio, chi ci resisterà? Con la lode nelle labbra e la spada in mano noi andiamo. Uniti noi gridiamo. Uniti noi gridiamo. Noi dichiariamo guerra. 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 Guerra alle malvagità, ai principati e alle potestà. Nel nome di Gesù, la nostra nazione, nostra sarà. Di nuovo, noi dichiariamo guerra, 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 guerra alle malvagità, guerra alle malvagità, ai principati e alle potestà. Nel nome di Gesù, la nostra nazione, nostra sarà. Noi dichiariamo guerra, guerra, di là, guerra, insieme, guerra. Amen. Cosa dichiariamo noi al diavolo? Guerra! Cosa dichiariamo? Abbiamo dichiarato noi al diavolo? Guerra! Nel nome di Gesù! Amen! Facciamo un applauso al vincitore, a Gesù! Amen! Alleluia! L'amore di Dio, la grazia del Signore nostro Signore Gesù Cristo e la comunione con lo Spirito Santo restano con ognuno di noi da ora e per sempre in eterno. Amen! Dio ci benedica. Ricordatevi che siamo un popolo ripieno di autorità spirituale. Amen.